disastro. Sapevate che in Occidente il 16% delle persone è affetto da malattia mentale? L'avete letta questa cosa? È un dato vero, eh? Che io quando l'ho letta, non so perché mi è venuto in mente adesso, ma quando l'ho letta mi sono un po' stupita, perché ho detto, ammazza, 16 persone su 100, insomma, no? Poi ho cominciato a pensare anche soltanto a quelli che conosco io, di quanti dico, quello sta un po' così, quello un po' depresso, quello un po' così, in effetti altro che 16, no, non è una cosa esagerata. No, comunque pure qua, insomma, adesso so che ho toccato questo tema, non è per forza tutto grave, tutto catastrofico. È vero che i depressi e quelli con gli attacchi di panico fanno un pochino fatica ad integrarsi, però è pure vero che per esempio i nevrotici riscuotono un discreto successo. E sorpresa, quelli che veramente sfondano sono gli psicotici duri, per esempio, no? Non pensiate però, non vorrei che qualcuno pensasse che questo discorso è in nessun modo collegato a Oriana Fallaci, perché veramente sareste fuori strada. Io trovo vergognoso che i palestinesi entrino nelle nostre banche, nelle nostre università, che facciano figli come topi e non si integrino. Trovo vergognoso che con le loro forme di arte degenerata corrompano la nostra gioventù e che con i loro nasi camusi si mischino ai nostri nasi dritti scolpiti da Michelangelo, che li faceva dritti, per Dio se li faceva dritti. E se qualcuno mi fa notare che queste mie parole sono molto simili a quelle che scriveva Hitler nel Mein Kampf, soltanto che ho sostituito la parola palestinese alla parola ebrei, io gli rispondo: mio padre ha fatto la resistenza e mia madre non è stata da meno. E se qualcuno mi dà dell'hitleriana, io gli stacco le palle, le butto contro il muro della Mecca e ci gioco a tennis. Pim, pum, pam! Io amo la pace come tutti quanti, naturalmente chi non l'ama, anzi forse l'amo più di altri, perché io la porterei in tutto il mondo la pace, anche a costo di bombardarlo, raderlo al suolo e spargere del sale sulle rovine, io porterei la pace. Ma è vero, non mi sono mai sentita tanto viva quanto in guerra, anche se so che è brutto dirlo, però è la verità, quando sei lì sotto questi bombardamenti che fanno pim pum pam e tu sei là in trincea, che l'adrenalina ti sale, che poi si dicono tante cose sulla guerra false, si dice anche che è pericolosa, non è vero nulla, perché oggi in guerra muoiono soltanto i civili, se stai con l'esercito non ti succede nulla, è più sicuro fare il soldato oggi che andare sull'autostrada a Firenze e Bologna. Ma quando torno a casa io continuo a comportarmi come un soldato, tanto amo la guerra, questa non l'ho mai detta a nessuno. Metto la tenda da campo nel salotto, mi metto a scrivere sempre alla stessa ora perché non conta quello che si scrive, quello che conta è la disciplina. E mi metto in testa questo elmetto e non mi importa nulla se non vedo quello che scrivo, perché mi piace soltanto sentire il rumore dei tasti che fanno pim patapum patapim patapum pam pam, e adesso l'ho anche amplificato e fanno tim patapum pam pim pum pam, e quando vado a capo fa stadadam, e vado molto spesso a capo. Ma amo la pace che c'entra. Quello che non capisco sono i pacifisti. Certo, mi provo ad ascoltarli, mi provo a sentirne le ragioni, ma più li sento parlare, più mi sale dentro una gran rabbia e una voglia di prendergli a calci nelle gengive. Questi falsi pacifisti che se ne stanno lì, giovani, belli, si baciano e si abbracciano e non conoscono la fatica di vivere a Manhattan al 38° piano in un appartamento a scrivere un romanzo per anni senza essere portati, con 300 personaggi tutti uomini tranne una cavalla che alla fine sono sempre io stessa e non ne posso più, di pagare $5,000 al mese soltanto di condominio e di scrivere queste bischerate da sola. Si può star zitti 3 anni, si può star zitti 5, ma quando gli anni cominciano a diventare 10 si esplode, e chi si coglie si coglie. Questa volta ho preso i musulmani, la prossima volta saranno i cinesi, la prossima volta ancora saranno i marziani, perché se non l'ho ancora nominati, se non l'ho ancora nominati è soltanto perché non crediate. Li vedo volare sulle nostre teste, ma ancora
il coraggio di mettere in terra quelle loro zampacce a ventosa non ce l'hanno avuto. Ed io dico che trovo vergognoso che degli esseri verdi appiccicosi buttino i loro preservativi nei nostri bicchieri di Coca-Cola, buttino i loro posacenere sulle nostre teste e cachino dalle loro astronavi sui monumenti di Michelangelo e Leonardo con la complicità della sinistra italiana.